Roby, prima mentre io pattinavo sei partito con la macchina aperta. Abbiamo parlato di fascino del cabrio e ora che hai su tre donzelle ci tieni la macchina chiusa al mare. Assolutamente no, sfruttiamolo quindi il cabrio. Sarà meglio. In movimento. No, wow, si apre tutto. Fantastica questa cosa. Senti, mi fa effetto perché siamo sul maggiolino. Il vecchio maggiolino ha segnato la storia dell'automobile. Qui naturalmente abbiamo una vettura completamente nuova, innovativa e diversa. E se vogliamo approfondire un po', io partirei giusto dal motore. Un 1.4 turbo da 160 cavalli. Sì, un 1.4 turbo, 160 cavalli, molto frizzante, brioso non soltanto per l'elemento che rappresenta, ma anche poiché è abbinato su questo esemplare a un cambio DSG a 7 rapporti. Ovviamente, come potrai ben vedere, io non sto assolutamente usando il cambio, quindi riesco a godere il panorama marittimo, la strada e la dolcezza, il comfort con il quale ci stiamo muovendo. E poi che dire? Il comfort di guida, tra l'altro, sì, ne ho parlato un pochettino prima, però vorrei le tue impressioni. Io ti posso solo dire che come comfort, come a livello di abitabilità, io sono più che comoda pur avendo un sedile sportivo. Io sono più che comodo, soprattutto non mi arriva neanche aria. Mi sa che però le ragazze dietro qualche problemino ce l'hanno. Noi abbiamo un po' freddo. Va bene, lo richiudiamo. Bravo. Così sentiamo anche l'insonorizzazione della macchina, perché con la capota aperta diventa più difficile. Le ragazze dietro forse, oltre a essere penalizzate dal fatto che hanno un pochettino più di aria, anche la posizione di seduta non è il massimo, perché dietro mi sembra ci sia una panca. Ma questa è quattro posti? Questa è quattro posti quando è chiusa ed è una configurazione invece 2 più 2 quando è aperta, poiché si può usare tranquillamente anche in versione cabrio, però è consigliabile, soprattutto per i percorsi autostradali o extraurbani, l'utilizzo del frangivento, che appunto garantisce quella bolla, quell'atmosfera di non aria di cui poi guidatore e passeggero possono godere. Bene, invece tornando all'insonorizzazione, mi sembra che sia perfettamente insonorizzata. È molto insonorizzata, soprattutto poi qua in questa versione sport possiamo, appunto come abbiamo detto prima, godere di tutta una serie di comfort, tra cui anche i sedili riscaldati e tutta una serie di strumentazione che qua, quando è chiusa, riesce a conferire appunto questo ambiente molto sciccoso, molto carino, e che è un qualche cosa che comunque sposa anche la tecnologia che poi di Volkswagen possiamo ritrovare in ogni sua piccola dotazione. Ok, abbiamo detto che è confortevole sia per chi è seduto di fianco, sia per chi è seduto dietro e sia per chi la guida, ma soprattutto mi sembra di capire che sia anche abbastanza, cioè che le sospensioni siano un buon compromesso, perché è abbastanza morbida ma anche abbastanza rigida, e forse questo me lo puoi confermare anche tu che la stai guidando e che stamattina hai detto una parola che mi piace tantissimo: imbinariata. Sì, il maggiolino è del tutto imbinariato all'asfalto da un punto di vista non soltanto di tenuta, che ha a che fare appunto con il grip, è lì un fattore gomma, ma proprio a livello di sensazione, ovvero sembra di guidare, ma anzi di essere passeggeri di un treno che ci trasporta e segue una sua traiettoria, in questo caso quella che ci ha condotto oggi qua fino al mare, in altri casi, perché no, anche su altri tipi di percorsi. Però, nonostante le tortuosità, gli avvallamenti ed eventualmente rapidi cambi di direzione, il veicolo segue assolutamente la direzione impostata dal volante, che è molto diretto e molto anche facile da impugnare grazie appunto a questa ergonomia. Esatto, sì. Questa ergonomia. Una domanda mi viene spontanea, scusa se ti interrompo. Visto che è un 1.4 turbo, visto che è brillante, abbiamo speso un sacco di belle parole, ma se parliamo poi di consumi e di prezzo? Allora, consumi, premettendo che a me piace guidarla in sport, alle volte anche in manuale, però se la mettiamo in drive, cosa consumiamo? Consumiamo tra i 14 e i 15 km al litro. Quindi non male. Non male. Poi, andando col piede leggermente più tranquillo, più tranquillo, esatto, alzando leggermente il piede dell'acceleratore, quindi godendosi di più il panorama, si può anche raggiungere qualche cosa in più. Buono, ma se io volessi portarmi a casa questo giocattolino che ecco, tanto mi piace, quanto mi costa? Questo giocattolino qua, in particolare, costa 38.500 euro, però c'è anche da dire che ha veramente ogni tipo di optional. In realtà a listino parte da una cifra molto più bassa e siamo attorno ai 30.000 euro, sempre in relazione comunque al tipo di cerchio, al tipo di
vernice, al navigatore e a tutta una serie di cose. Questa è la versione sport, quindi il top di gamma in assoluto e la più costosa. Bene, adesso ti chiedo una cosa, le ragazze stanno d'accordo con me. Vorremmo mettere i piedini nell'acqua. Beh, che dire, andiamo tutti al mare. Ah, ma mentre andiamo al mare, Alfo farà lo 0-100, vero? Boh.